Carissimi amici del web, ben ritrovati e benvenuti qui su Science Web Network, cioè Science Web Radio e Science Web TV in www.sciencewebnetwork.it. Io sono Gianluca e appunto collaboro con il network ormai da un paio d'anni e vi do il benvenuto ancora. Sono lieto di fare questa sorta di, diciamo, piccola storia, descrizione di che cos'è Science Web Network. E tutto nasce dall'idea originaria di Science Rosario, il titolare attualmente, ovviamente, nonché l'ideatore, il creatore e il produttore di Science Web TV e Science Web Radio, dove appunto aveva l'intenzione, l'intento, un po', dice lui, di risvegliare le coscienze delle persone, cioè quindi creare un po' di curiosità, ma soprattutto dare spazio e voce a tutti nello scambio di idee e pensieri davvero libero. È davvero nobile questa cosa e lo facciamo ancora noi di Science Web Network, questo di dare spazio e voce a tutti. Non è, diciamo, uno spazio e voce a parole solo, ma anche nei nostri, diciamo così, link, nel nostro sito, nella pagina web, ma di dare spazio reale con quello che noi abbiamo e possiamo dare a disposizione. Appunto, Science Web Network si trova nel sito www.sciencewebnetwork.it. È un network indipendente che tratta di vari temi, da partire dall'attualità fino naturalmente alle cose culturali in senso lato, nonché soprattutto l'informazione che ultimamente si sta sviluppando. Tutto questo passando e come collante e cosa indispensabile per la musica e dalla musica libera che va in onda sempre a tutte le ore, e poi vi sono anche naturalmente le varie trasmissioni e i programmi che vanno in onda sia in diretta che registrati. E partiamo proprio da dove siamo, quindi il sito, vi ho detto, www.sciencewebnetwork.it, il blog www.sciencewebnetwork, sempre come potete vedere qui, però .net, poi la nostra pagina Facebook. In Facebook ci trovate con il nome Science Web Network e se vi piacciamo, come speriamo, mettete mi piace, che a noi fa piacere ovviamente. Poi altro social network in cui siamo presenti, in Twitter, come potrete vedere anche qui, con il nome @science, quindi @science, tutto attaccato, minuscolo, ci troverete lì in Twitter e seguiteci con quello che il grande Science vi comunica tramite Twitter. E poi su YouTube troverete le cose che il grande Science carica per voi e per noi tutti su YouTube, e lì ci trovate per il momento con il nome Science Radio, tutto attaccato, minuscolo. E poi anche ci trovate in Google col, sempre con il nome di Science Web Network, e quant'altro vada in onda sulla rete, sulle nostre piattaforme, nei nostri siti o comunque nelle nostre pagine web e nelle pagine delle nostre partnership di tutte le altre web, naturalmente, diciamo così, non solo radio o TV, ma anche altri siti che collaborano e sono partner nostri, che trovate anche nella nostra pagina con cui siamo linkati. Cosa dire in più? Che le nostre trasmissioni principali, i nostri programmi principali sono, in particolare, provvisoriamente, I Due Compari più Uno, come potrete notare qui, che è la nostra trasmissione consueta, trasmissione in diretta web dei lunedì sera dalle ore 22 e dalle 10 di sera ore italiane, trasmissione in cui Gianluca, appunto, è sottoscritto, il grande, preziosissimo, importantissimo Luca, il nostro direttore organizzativo, responsabile organizzativo e di tutto il palinsesto, e il grande Saius, il titolare, come dicevo prima, l'ideatore e creatore di Saius, e noi appunto tre insieme, io quando ci sono, andiamo in diretta web con degli ospiti che vengono da noi, naturalmente collegati via Skype. Il nome, ricordatevelo, se volete venire ospiti è Saiuz con due Z, e quindi collegati via Skype da tutto il mondo possono venire ospiti da noi e anche fisicamente da noi dove siamo, è nella nostra sede, per chi volesse appunto venire, e possono venire ospiti da noi lunedì sera e parlarci delle loro attività artistiche, promuovere le loro attività o eventi o iniziative o professioni, quant'altro. Noi diamo davvero spazio a tutti per tutto, naturalmente l'unica cosa che richiediamo, non chiediamo e diamo nulla, ma che vi sia questo scambio reciproco, va da sé, mi pare anche il minimo, ovviamente. E poi dopo provvisoriamente I Due Compari dei lunedì sera, e se volete venire ospiti dei Due Compari, vi consiglio sempre di contattare Luca, la sua casella di posta elettronica, scrivendogli appunto email presso luca@science.com, e fissate con lui il lunedì sera di quando venire ospiti. Poi anche la casella di Science, info@science.com, tenetela ben d'occhio e ben presente, perché questa vi servirà anche per inviare tutto il materiale che volete inviare, che vada in onda su Science Web Radio e Science Web TV. E poi abbiamo The Rock Band History, la rubrica che fa il sottoscritto Gianluca, che va in onda tutte le settimane, una settimana ogni, diciamo così, una puntata ogni settimana, in onda tutti i giorni
dal lunedì alla domenica, quindi una puntata settimanale va dal lunedì alla domenica, tutti i giorni alle ore 5 del mattino, alle ore 12 e alle ore 21, quindi alle 5, scusate, alle ore 13, cioè l'una di pomeriggio, e alle ore 9 di sera, in prima serata. Puntata, o meglio, rubrica dedicata alla storia delle rock band che hanno fatto davvero grande rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Abbiamo parlato dei Dire Straits, delle Zeppelin, di Purple e Black Sabbath, la triade che ha creato il rock, hard rock moderno, poi successivamente, poi anche dei Queen, dei The Who, degli Who, che sono i The Who appunto, volevo dire, se eravate attenti, e di tanti altri che non sto qui ad elencarvi, tra gli ultimi anche i Jethro Tull, i Whitesnake e non solo. E poi vi ricordo, ventaglio d'offerta di Sideswipe Network, che è sempre più ampio. Abbiamo anche Liberi Orizzonti, eccolo qui, che parla di cose culturali, quindi riguardanti i libri, quindi libri e liberi orizzonti, questo gioco anche di parole con la E fra parentesi, condotto appunto da Luisa e Melissa, queste due conduttrici che cercano di mettere a nudo un po' i libri e gli autori, poeti e scrittori che vengono ospiti in onda i mercoledì sera dalle 21.30 a mercoledì e settimane alterne, quindi una sì, una no. E poi parliamo del Feng Shui con La Via del Cielo della Terra, condotta da Ettore, in martedì in diretta, i martedì sera, anche qui un martedì sì, uno no, quindi a settimane alterne, e alle 21.30, sempre alle 9.30 ore italiane, perché i due compari è in onda invece tutti i lunedì, ma vi teniamo aggiornati con i nostri spot. E poi, oltre a The Rock Band History, che va in onda anche in pillole con i vecchi orari in cui andava in onda precedentemente The Rock Band History, in pillole invece va in onda alle mezzanotte, alle 6 del mattino, alle 12 e alle 18, invece The Rock Band History in versione intera, quei 10 minuti, va in onda, dicevo, alle 5, alle 13 e alle 21. E poi abbiamo la nuova trasmissione e programma appunto sempre del sottoscritto, che è BMT, Band Music Time, che appunto in inglese parla con delle band che abbiamo scovato, che ho scovato in giro per la rete, naturalmente la musica delle band che fanno musica propria, sempre ed esclusivamente sotto licenza Creative Commons, e ascoltatevela in onda tutti i giorni per due volte al giorno e per diverse settimane. Parleremo di appunto una band a cui daremo spazio, dedicheremo questa fascia oraria che va in onda alle 3 del mattino e alle 16, ovvero alle 4 del pomeriggio. 3 del mattino, accontentiamo gli amici dell'America o comunque dei meridiani americani, e degli amici alle 4 del pomeriggio del continente asiatico, di comunque quella parte del mondo, quindi ci possono ascoltare in seconda serata lì. Bell Music Time, e poi importantissima e storica trasmissione Le Due Chiacchiere con Saius, e anche lì andate nel sito in www.saiuswebnetwork.it e vi vedrete gli orari in cui vanno in onda Le Due Chiacchiere con Saius. Ve le consiglio perché dalla viva voce del nostro titolare, ideatore e creatore Saius, ovvero Rosario, cui diamo un caro saluto e un ringraziamento per aver creato tutto ciò, sentirete quello che lui pensa su argomenti a piacere, di attualità, politica, sul sociale e quant'altro, e devo dire che è davvero sempre molto interessante avere anche un suo punto di vista, condivisibile il più delle volte, è davvero molto molto giusto, ecco, secondo la sua idea ovviamente, poi rispettabile che sia o comunque condivisibile che sia. E poi sempre da derivante a Due Chiacchiere con Saius abbiamo Chiacchiere dal Parlamento, questa la ritengo ancora più importante e interessante perché Saius ci fa sentire dalla viva voce dei nostri parlamentari italiani cosa viene detto in Parlamento. Questo è davvero importante perché, diciamoci la verità, al di là del fatto che a una persona possa interessare o meno, quanto ne sappiamo noi di quello che veramente viene detto in Parlamento e quanto ci fanno sapere i media di quello che viene detto lì, sebbene sia registrato e accessibile a tutti. Quindi il grande Saius fa una funzione sociale, oltre che politica, ripeto, condivisibile ma rispettabilissima o meno, e vi consiglio anche di ascoltarvi Chiacchiere dal Parlamento di Saius, sempre nel sito www.saiusonetto.it vi potrete vedere gli orari. E poi altri programmi ancora, trasmissioni e rubriche che presto, ampliando il ventaglio di offerta di Saius, andranno in onda. Vi ricordo anche che abbiamo, oltre alle nostre caselle di posta elettronica e tutte le email contattabili, abbiamo anche novità presto che andranno in onda, e che tutte le nostre trasmissioni, le rubriche, i programmi che vanno in onda su Sideswipe Network, quindi Sideswipe Radio e Sideswipe TV, sono sempre a disposizione nelle nostre pagine qui nel web, quindi in podcast e riascoltabili in qualsiasi momento voi vogliate, e con tutti i link che sono a noi connessi e da cui ricavare Sideswipe Network, Sideswipe Radio e Sideswipe TV. Mi raccomando, vi aspettiamo sempre più numerosi, grazie per essere stati al nostro ascolto e alla nostra visione, e diffondete, divulgate con il passaparola Saius Web Network in www.saiuswebnetwork.it. grazie a tutti e un buon proseguimento sulle nostre web radio e web TV frequenze. Da Gianluca e tutto lo staff di Saius Web Network un caro saluto e a presto, ciao.